Benvenuti a questa terza lezione di chitarra per principianti. Sicuramente avete già imparato il giro armonico di Do maggiore che avevamo lasciato in sospeso come compiti a casa nella seconda lezione. Qual è il giro armonico di Do maggiore? Rifacciamolo brevemente per ricordarcelo. Allora, il giro armonico Do maggiore è questo: Do, La minore, Re minore, Sol segno. Poi vi avevo fatto vedere anche il Sol maggiore. Adesso, oggi di cosa parleremo? Come vi ho detto la scorsa volta, impareremo altri accordi importanti che fanno parte della tonalità di Do maggiore. Dopo aver imparato questi accordi, saremo già in grado, pensate un po' alla terza lezione, di suonare la nostra prima canzone. Qual è la nostra prima canzone? È la canzone per eccellenza che si suona con la chitarra, specialmente all'inizio, ed è la canzone del Sole di Lucio Battisti. Vi premetto che io ho imparato a suonare la chitarra con le canzoni di Lucio Battisti. Quando avevo 16 anni ho cominciato, sono state le mie lezioni, ecco. Devo dire che aiuta molto, specialmente se vi piace Lucio Battisti, ovviamente. Comunque, andiamo con ordine. Parliamo degli altri accordi che fanno parte della tonalità di Do maggiore. Allora, un accordo molto importante, che è il primo accordo, diciamo, un po' complicato. Voi direte perché gli altri erano facili. In confronto sì. Perché? Perché è il Fa maggiore. E il Fa maggiore si fa con il barré. Cos'è il barré? È mettere l'indice tastando tutte le sei corde, come sto facendo io in questo momento. Questo è il barré, però ovviamente ci sono tanti accordi che si fanno col barré, e poi ci si aggiunge ovviamente la posizione delle altre dita. Per esempio, il Fa maggiore come si fa? Col barré, poi si mette il medio alla terza corda del secondo tasto, l'anulare alla quinta corda del terzo tasto e il mignolo alla quarta corda del quarto tasto. Questo è il Fa maggiore. Ok? Adesso io so che all'inizio fare il Fa maggiore in questo modo è difficile, specialmente quando dovete spostarvi da O a Fa maggiore, La minore, Fa maggiore, Re minore, Fa maggiore. È difficile. Per questo, per aiutarvi, vi faccio vedere un'altra posizione per fare il Fa maggiore e senza il barré. Vale a dire, tenete sempre il medio, l'anulare, l'indice dove vi ho fatto vedere, scusate, il medio, l'anulare, il mignolo dove vi ho fatto vedere, e l'indice, invece di farlo a barré, lo mettete alla seconda corda del primo tasto e diventa così. È un po' più aperto come accordo, lo sentite? Rispetto a questo. Però quando suonate la canzone, una canzone all'inizio specialmente, non è un problema. Perché vi dico di fare questo in questo modo il Fa maggiore? Perché ci vuole un po' di tempo prima di riuscire a rafforzare la mano, le dita. E io credo che già cominciate ad avere dolore perché vi stanno formando i calli, perciò ci vuole un po' di tempo. In questo modo imparerete gradualmente le posizioni difficili della chitarra. Però per darvi un ulteriore aiuto, sempre all'inizio, vi faccio vedere un altro Fa, il Fa settima più, che è un accordo diverso, ma è simile al Fa maggiore. Per esempio, questo è il Fa maggiore, non
non con il barré, il fa settima più si fa così. Adesso vedete che è simile? Ascoltate. Fa settima più. Come si fa a fa settima più? Lo devo spiegare. L'indice va tenuto dove si teneva per il fa maggiore semplificato, cioè alla seconda corda del primo tasto. Poi mettete il medio al secondo tasto della terza corda e poi mettete l'anulare alla quarta corda del terzo tasto. Cioè, se dal Do maggiore, che è così, per fare il Fa settima più dovete spostare soltanto il medio e l'anulare e spostarli una corda sotto, senza spostare l'indice. Vedete? Do maggiore, Fa settima più. Do maggiore, Fa settima più. Semplice, no? Questo vi permetterà di sostituire, almeno per il momento, quando in una canzone viene richiesto il Fa maggiore, potete fare anche il Fa settima più. Non è corretto, attenzione, non vi sto dicendo che questo è il modo corretto, però è all'inizio, per abituare le vostre dita a cominciare a diventare agili. Ecco, vi faccio fare le cose più semplici e piano piano alziamo l'asticella. Un altro accordo che è importante, adesso non è che si fa sempre nella tonalità di Do maggiore, però per la canzone che andiamo a suonare, lo impareremo oggi, è il Sol 4. Come si fa il Sol 4? L'ho fatto vedere prima della seconda lezione il Sol maggiore e il Sol settima, giusto? Per fare il Sol 4 lasciate il medio e l'anulare dove per il Sol maggiore e per il Sol settima e mettete l'indice sempre alla seconda corda del primo tasto. Questo è Sol 4. Poi c'è qualcuno che lo prende diversamente, ma adesso lasciate stare, prendetelo così. Dopo aver imparato questi accordi, siamo in grado di suonare la canzone del sole di Lucio Battisti. Davvero, dite? Sì. E gli accordi sono semplici, sono tre accordi che si suonano sempre allo stesso modo. Per questo è semplice come canzone. Infatti, come si suona la canzone del sole? Guardate. Do maggiore. Sol 4, perché vi sto dicendo di fare Sol 4 e non Sol maggiore? Perché avete già il dito cioè in questa canzone non sposterete mai l'indice. L'indice lo lascerete sempre lì. Dovete spostare soltanto medio anulare. Do maggiore, Sol 4, Fa settima più. Bionde trecce gli occhi azzurri e poi maggiore, Sol 4, Fa settima, Sol 4, Do maggiore, Sol 4, Fa settima, Sol 4 e continua. Con il peltro fate soltanto due volte solo in basso, non vi andate ad ammazzare a fare altro, ecco. Semplice, semplice. La cosa che cerchiamo di fare imparando questa canzone, qual è? E io credo che imparare uno strumento diventa più piacevole quando già all'inizio cominciate a vedere i risultati. Per questo io sto cercando di fare dei compromessi di accordi con certe canzoni, come questa canzone del sole, che correttamente si suonerebbe Do, Sol maggiore e Fa maggiore, Sol maggiore. Correttamente, gli accordi sono questi, però stiamo facendo un compromesso per aiutarvi soltanto a avere una melodia di una canzone famosa, a dire guarda che sono bravo, sto suonando la canzone del sole, no?
però allo stesso tempo imparate a muovere già le dita facendo accordi semplici, ma che vi aiuteranno come esercizio, ok? Perciò fatelo nei prossimi giorni come lezione. Prendetevi il testo, adesso io il testo ce l'ho qua, l'ho scaricato sul telefono, giusto per farvi un pezzettino cantiamo, anche se in tonalità do maggiore è una tonalità bassa per me, però giusto per farvi vedere. Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue. Due arance ancor più rosse e la cantina buia dove noi respiravamo piano e le tue corse, l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, donna, dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai, ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventare quel che sei, che importa tanto, tu non me lo dirai, purtroppo. Continua, adesso non lo voglio cantare tutta, anche perché cantarla in do maggiore è un po' più bassa per me. Semplicissimo, vedete? Fatelo questo esercizio da qui alla prossima lezione. Quando sarete in grado di suonarla in questo modo, ci rivediamo alla quarta lezione. Perché cosa faremo alla quarta lezione? Ve lo dico subito. Impareremo altri accordi della tonalità di do maggiore, accordi molto importanti. E poi saremo in grado di imparare un'altra canzone. Sì, di chi? Di Lucio Battisti, ve lo dico già adesso. E ovviamente sono canzoni per esercitarvi. Ok, spero che vi piaccia Lucio Battisti, spero solo questo. E con oggi, con questa lezione è tutto. Ci vediamo alla prossima. Una piccola cosa, vi ricordo. Di iscrivervi al canale, di mettere like al video se vi è piaciuto e di attivare la campanella così avrete sempre le notifiche dei nuovi video e delle nuove lezioni che usciranno. Alla prossima, ciao!